E benvenuti a una nuova edizione del TG Le Notizie. Oggi siamo orgogliosi di avere con noi come ospite il professore Angelo Baronio. Buongiorno. Buongiorno. Il professore Angelo Baronio è ricercatore e docente di storia medievale presso la Facoltà di Magisterio e Scienze della Formazione della Cattolica di Milano e all'Università di Piacenza. Coordinatore scientifico della Fondazione Dominato Leonense, segue con eccezionale maestria le sorprendenti scoperte emerse dalla campagna di scavi condotte a Leno da più di un decennio, presso il monastero di San Salvatore San Benedetto. Professore, com'è nata la sua passione per la storia? Che cosa rappresentava la storia quando aveva la nostra età? E cosa rappresenta oggi? Beh, la storia era una grande curiosità. Intanto a Leno, tutte le volte che si apriva un cantiere, succedeva di trovare delle tombe, di trovare dei reperti, e quindi la curiosità era grande. Poi, andando a scuola e scoprendo la storia dei Longobardi, si collegavano le due cose, e quindi la curiosità nel approfondire e conoscere meglio chi erano questi personaggi che erano raccontati, diciamo così, dai libri, e poi invece concretamente sul terreno si trovavano testimonianze che davano conto di una loro presenza fisica, non solo raccontata. Ecco, forse è stata quella la più grande suggestione, ma bisogna anche dire che poi la storia tu impari ad amarla solo ed esclusivamente se hai un bravo professore che te la fa amare. E quindi diciamo che io ho avuto la fortuna di avere un grande professore, il professor Romano Colombini, che oltre che a farci amare la letteratura, era un'appassionata di storia. Ricordo le sue lezioni, erano lezioni dove si dice che non volava una mosca in classe. E nel frattempo le scoperte si moltiplicavano. A Leno, anche adesso peraltro, tutte le volte che si scava si trova qualcosa. E gli archeologi che anche recentemente, in un'ultima occasione, la settimana scorsa, sono venuti a raccontarci a che punto stanno le cose dal punto di vista dell'esplorazione archeologica del territorio, ci ha raccontato di una vicenda straordinaria. Leno al centro di una cosiddetta insula Langobardorum, cioè i Longobardi quando sono arrivati in Italia sono venuti e hanno percorso un tragitto che li ha portati a individuare i luoghi più ricchi, le coltivazioni più fiorenti. Qui a Leno, dove i fontanili offrivano l'opportunità per irrigare e quindi produrre, e si era mantenuta vitale la presenza delle attività produttive insediate già dai Romani. E vicino alle ville noi troviamo le ville romane, le cascine, noi le chiameremo cascine adesso, allora si chiamavano ville, e queste ville, queste unità produttive straordinariamente ricche, ecco, vicino a queste ville noi troviamo le testimonianze della presenza dei Longobardi. Quindi la storia che ho incominciato per curiosità a frequentare al tempo della scuola si è poi trasformata in una professione vera e propria, perché poi per tanti anni ho insegnato storia medievale all'università, ho scritto e quindi ho dato il mio contributo a fare in maniera che quella passione si trasformasse in attività di insegnamento ma anche di ricerca, producendo risultati che mi pare di poter dire, insomma, per quanto mi riguarda, sono di grande soddisfazione.